Questa sera in collaborazione con l'Ampi di Atessa si è tenuta una manifestazione pubblica per sensibilizzare i cittadini verso un tema ambientale molto sentito, ma non del tutto se vogliamo da queste parti, quello della paventata costruzione di un inceneritore in località a Brecciaio a Sant'Eusanio. È stato presente alla manifestazione il sottosegretario regionale Mario Mazzocca con delega all'ambiente. Com'è la situazione? Abbiamo svolto questa riunione bella partecipata con i cittadini, come peraltro siamo soliti fare fin dall'inizio. Abbiamo fatto un conteggio, questa è la 112esima assemblea pubblica che svolgo personalmente sul territorio sui temi di stretta competenza della mia carica, dall'ambiente, ai rifiuti, ai dissesti, alle attività estrattive, al sistema idrico integrato. Ed è stata una riunione proficua dove si sono approfonditi i temi, si sono snocciolate anche un po' quelle che sono le procedure che sono alla base per la realizzazione di questi impianti, che tecnicamente vengono chiamati in gergo inceneritore, ma tecnicamente si parla della piattaforma tecnologica per pirogassificazione, ma che comunque contempla l'impiego di qualcosa come 33 tonnellate annuo di materiale, quindi è una cosa sicuramente da tenere sotto controllo. Al di là di quelle che sono le opinioni personali, insomma, noi chi ci segue sa che per quanto ci riguarda la nostra idea di sviluppo sostenibile della nostra regione Abruzzo e soprattutto di economia circolare, che dobbiamo necessariamente imprimere al tema della produzione dei rifiuti, e va in una direzione opposta a quella del progetto, questo comunque ci impone soprattutto per quanto riguarda il prosieguo di prestare una massima attenzione a quelli che sono i passaggi successivi, affinché si vadano a approfondire un po' tutte le tematiche legate alla sostenibilità non solo sociale ed economica dell'investimento, ma anche e soprattutto ambientale, e per i riflessi che può avere sulla salute umana. La regione Abruzzo, che dovrebbe essere la regione verde per antonomasia, sembra non essere più così, visto soggetta a continui attacchi di insediamenti contro l'ambiente. Io almeno da questo anno e mezzo che svolgo un incarico in seno all'esecutivo regionale mi sono reso conto che non è una regione troppo diversa da altre, magari sicuramente non avrà le problematiche di talune regioni del sud, ma è anche altresì vero che l'immagine di Abruzzo Regione Verde d'Europa in qualche modo viene intaccata soprattutto da interventi puntuali che datano decenni e su cui la politica poteva e doveva metterci mano da tempo. E noi ci stiamo provando con la massima umiltà, ma anche con la perseveranza che da sempre ci contraddistingue, nella consapevolezza che questo è un obbligo morale per quanto ci riguarda, anche politico e istituzionale. Infine, approfittando della sua presenza, considerando che in questi ultimi giorni soprattutto le opposizioni hanno attaccato la maggioranza su questo famoso referendum anti-trivelle, la sua personale opinione è un po' difforme da quella del Presidente D'Alfonso, o no? Ma sul tema della cessazione dell'oggetto del contendere noi siamo stati di opinione diversa, c'è stata una diversità di vedute che abbiamo evidenziato insieme alla Giunta, che poi ha determinato la memoria sul sesto quesito del referendum. Noi il referendum li abbiamo sposati fin dall'inizio, anche e soprattutto come formidabile strumento per scardinare questa deriva petrolifera che da tempo si vuole far abbattere sulla nostra regione. Questo grazie anche all'immenso e stupendo movimento di cittadini che si è sviluppato sul Comitato Nombrina e sull'opposizione alle trivellazioni selvagge in Adriatico. Un risultato splendido, importante, fondamentale per lo sviluppo sostenibile della nostra regione, e che solo un mese fa era insperato, al di là delle polemiche che lasciano sempre un po' il tempo
che trovano. Noi tenderemo sempre per la sostenibilità del nostro futuro, in questo ci viene in aiuto anche il Papa, che con la sua enciclica ci detta modi comportamentali che devono essere necessariamente diversi dal passato, quindi non sono posizioni ideologiche ma sono opinioni che poi si trasmettono nella realtà con effetti eminentemente pratici, e quindi su questo noi saremo sempre vigili. Il governo a questo punto credo che si appresterà a tornare indietro sui suoi passi anche sulla ultima norma che teneva, che praticamente aveva cancellato il cosiddetto piano delle aree, reinserendo una deregulation sul tema delle trivellazioni adriatico, che noi assolutamente non condividiamo e contro cui noi ci batteremo fino alla fine. Tra i più strenui sostenitori della battaglia contro l'inceneritore si è formato da qualche settimana un comitato molto attivo sul territorio che sta procedendo alla raccolta firme per far sì che questa problematica venga portata alla massima attenzione possibile anche ai piani più alti della politica. Marco Severo, il coordinatore del comitato popolare No Inceneritore Val di Sangro, che invita tutti i cittadini a firmare, e a tale scopo sono stati predisposti anche dei modelli, vero? Sì, stiamo facendo una raccolta firme, ora siamo già 8.000 firme, in giro per le piazze, nei supermercati ci troverete con questa divisa e con questi moduli che vanno riempiti, e dobbiamo riuscire a prendere più firme possibile appunto per presentarle in regione e per far sì che questo progetto non venga approvato. In quali comuni siete attivi? Lanciano, Atessa, Castelfrentano, Sant'Eosanio, cioè un po' tutti i comuni del circondario a questo inceneritore. Quindi se vedrete dei ragazzi con queste divise sappiate che non sono i soliti venditori di fumo, non sono delinquenti, ma penseranno anche a voi. Grazie.